La Fondazione Gaetani ha un archivio fotografico di circa 6.000 fotografie che risalgono addirittura alla fine dell'Ottocento, cioè proprio ai primordi della fotografia. Proseguendo un'attività che ha iniziato già il mio predecessore, dottor Sottoriva, stiamo digitalizzando tutto questo archivio, sia per non perderlo e sia per poterlo mettere a disposizione. Questo va nello spirito che stiamo dando e che io sto dando alla Fondazione, che è quello di apertura al territorio, di rapporto col territorio. E finora il territorio conosceva i nostri beni come beni importanti, belli, il castello, Ninfa, Pantanello, Tor Tre Ponti, ma noi abbiamo anche un archivio importante che parla, racconta quello che è stata la nostra comunità e il rapporto dei Gaetani con questa comunità. Abbiamo iniziato con mettere a conoscenza di tutti l'archivio della nostra azienda agricola e adesso proseguiamo con quello fotografico, che chiaramente è più accessibile, più fruibile da tutti. Proprio oggi nel comitato direttivo proporrò di pubblicare, diciamo di stampare in pannelli non solo questi che abbiamo già stampato e che ricordo doneremo qui a Fogliano perché siano esposti permanentemente, ma ricavando dalle 4.000 foto già digitalizzate altri ambienti, altre situazioni del nostro territorio, fare un'altra mostra che potremmo fare itinerante nei vari comuni del circondario per far conoscere il rapporto che c'è stato tra i Gaetani e il territorio.